Nuovo appuntamento a Teggiano con le iniziative legate al Festival della Teologia Incontri. Nel chiostro San Francesco, legato alla mostra itinerante Ecce Homo, il Vangelo nelle opere di Andrea Guida, si è svolta una tavola rotonda con la partecipazione del parroco Don Giuseppe Puppo, dell'assessore del comune di Teggiano Claudia Colitti, della presidente della diocesi di Teggiano-Policastro di Azione Cattolica, Olga Maniolo, di Antonio Guida, figlio dell'artista, e del vescovo di Teggiano-Policastro, padre Antonio De Luca. Mi piace partire proprio da quanto lei anche prima ha voluto sottolineare, che il nostro autore, il nostro artista, è partito alla ricerca dell'uomo e poi si è trovato Cristo in agguato. È vero, cercare l'uomo significa cercarne la dignità profonda, la vocazione profonda, andare nei meandri di ciò che significa inquietudine, sofferenza. Ecco perché guardando queste opere noi cogliamo sì il tratto profondamente umano dell'avventura di Gesù Cristo, ma ne percepiamo anche il divino. E vorrei proprio sottolineare come questo umano e questo divino, nei colori, nei volti, nelle rappresentazioni dell'artista, coincidono, si sovrappongono e si generano l'una con l'altra. L'umano non è mai contro, al divino. E se sopraggiunge il divino, conferisce all'umano una dignità eccezionale. Per comprendere l'umano dobbiamo spalancare la porta al divino. E per avere una visione di umanesimo integrale che tocchi ogni uomo, tutto l'uomo e tutti gli uomini, non può che essere umanesimo trascendente, aperto al divino. E mi piace cogliere questo barlume di speranza che traspare in questi quadri proprio per sottolineare che l'umano e il divino si congiungono. Questa mostra si inserisce anche in un percorso più ampio che quello del Festival della Teologia, che quest'anno ha fatto tappa proprio anche qui nella diocesi. Anche questa è un'idea importante della Chiesa che si fa prossima. Anche qui troviamo molto il senso del ricercare il contatto con l'uomo, di andare dove l'uomo, quindi il senso di prossimità che anche Papa Francesco ci ha richiamato con forza, da ultimo nella Fratelli Tutti, proprio con l'icona del Samaritano, cioè la Chiesa non può aspettare l'uomo, deve andare incontro all'uomo perché ha la responsabilità di questo bellissimo incontro, anche nella sofferenza, anche nelle difficoltà, soprattutto nella sofferenza e nella difficoltà, è l'occasione per incontrare Cristo e per trovare la speranza. Forse in questo momento anche in cui si discute tanto sulla vita, sulla morte, sulla utilità e la dignità di una vita, lo sguardo verso l'esperienza di Cristo può aiutare anche a comprendere il senso profondo dell'umanità. L'iniziativa intrapresa dall'Azione Cattolica regionale e diciamo anche questo coinvolgimento interdiocesano è lo sforzo di portare i grandi temi, la grande riflessione su Dio e sull'uomo nei crocicchi delle strade, nelle piazze, laddove la gente vive. È un'immagine che nella Evangelica Gaudium Papa Francesco definisce la Chiesa in uscita missionaria. La cultura che noi viviamo, una cultura liquida, ha determinato anche una visione transumana, postumana, che potrebbe persino eliminare l'umano. In un delirio di esaltazione tecnologica e idolatra del principio dell'autodeterminazione, potrebbe pericolosamente danneggiare l'uomo e Dio. Ecco perché la possibilità di parlare di questi temi profondamente umani nelle piazze, nei contesti dove la gente si incontra, si saluta, è certamente un'opportunità per
che va accolta in tutta la sua profondità, soprattutto incoraggiata affinché chiunque si pone quegli interrogativi inquietanti sul destino dell'uomo, sull'origine della vita e soprattutto sul dramma della morte, può riuscire a irrorare di luce che viene dal Vangelo queste sofferenze dell'animo umano. Voglio ringraziare l'Azione Cattolica, voglio ringraziare Avvito per l'opportunità che offre alla nostra comunità. Quest'anno la riflessione si è incentrata sulla giustizia, un tema che in questo tempo più che mai interpella le coscienze degli uomini e delle donne di buona volontà. Le tragedie cui assistiamo evocano una profonda, radicale mancanza di ingiustizia che spesso determina proprio gli squilibri mondiali cui oggi stiamo assistendo. Grazie a voi tutti.